Eccoci qui, amicizzoli, al ristorante convento di Leonato di Brescia. Siamo in compagnia di questo gruppo di ragazzi che festeggia lui, il loro amico, sulla mano solo al festeggiato. Oh, fantastico. Vicino al microfono, il tuo nome. Claudio. Allora, Claudio, da dove vieni? Fuori la voce. Da Carpenedo. Vicino, come me, vicino al microfono. Giralo leggermente, dritto. No, mettilo dritto, dritto, così. Bravo. Da Carpenedolo. Da Carpenedolo. Allora, quanti anni compi? 26. 26 anni. Claudio, da Carpenedolo, 26 anni, cosa fai di bello nella vita? Elettricista. Elettricista, oh, fantastico. Nel tempo libero, Claudio, cosa ti piace fare, tranne quella cosa con la ragazza al tuo fianco? Palestra e calcio. Palestra e calcio, allora. Dai il microfono alla ragazza in parte a te. No, ti devo chiedere solo una domanda, te lo prometto. Solo una. Solo una domanda. Vai, prendi in mano il microfono. Vedi, lei non si fa problemi a prendere in mano il microfono. Allora, il tuo nome? Clara. Ciao, Chiara. No, Clara. Clara, scusami, non ho sentito. Clara, fai finta che non ci sia qua Claudio, ok? Dimmi un pregio e un difetto di Claudio. Paziente. Difetto. Allora, aspetta. Che sei paziente, detto dalla tua amorosa, è un pregio grande. Sappilo. Poi? Il difetto è che è troppo lento. Ti mangia le caramelle. Ed è un difetto. Sì. È un pregio secondo me. No, è un difetto. Ah, ma però non era riferito su quell'argomento. Ah, era riferito su qualcos'altro. Ok, fantastico. Allora, Claudio and Company, che canzone cantiamo? Il gatto e la volpe. Vai con il gatto e la volpe. No, no. Dove corri? Dove vai? Se ti ascolti per un momento capirai. Tu è il gatto e io la volpe. Siamo in società. Di noi. Simpatico,
E allora proseguo con un piccolo gioco. Allora, è semplicissimo. Io vi faccio delle domande, ok? Potete consultarvi e la risposta finale la può dare solo Claudio. È semplice, se rispondete in maniera corretta un punto arriva a voi, altrimenti il punto, se rispondete in maniera errata, arriva in automatico a me. Il primo che arriva a 3 vince, ok? Queste sono le domande per voi. Cosa si vince? Ve lo dico alla fine. Vai. Allora, prima domanda per voi, l'argomento è matematica. Risponde solo Claudio, eh? In una stalla ci sono 10 mucche, scappano tutte tranne 9. Quante mucche rimangono nella stalla? Zero. Sbagliato, 9. Scappano tutte tranne 9, ne rimangono 9. Ci sono i tranelli, dovete stare attenti. Ora capite perché mi piace lavorare in radio, vedi? Perché la gente da casa non mi vede, ci pensa, dice subito 0 o 1. Invece ne rimangono 9. 1-0 per me e sono già in vantaggio. Seconda domanda, ok? Vado un pochino sul facile così vi faccio pareggiare. Dovete dirmi cosa ci fa un gallo in mezzo al mare? Esatto, galleggia. 1-1. Ora andiamo su una frase mediocre, ok? Ne so migliaia. Andiamo sulla mediocre. Allora, vi do anche un aiuto dopo perché mi siete simpatici. Allora, dovete dirmi cosa ci fa un nano dal fotografo. Vi do un aiuto. Aspetta qualcosa, un nano dal fotografo. Aspetta qualcosa, vi do un secondo aiuto e basta. Vi faccio vedere il gesto. Cosa aspetta un nano dal fotografo? Lo sviluppo. Esatto. Aspetta lo sviluppo il nano dal fotografo. Brava. Facciamo un grande applauso a Claudio! Dai.